Senza Bruno Bosso, deputata del PD, da sempre impegnata sui problemi del Sud, di cosa ha bisogno il Mezzogiorno che è in piena crisi, come dicono i dati Svimez? Ma io credo che dovremmo chiederci di cosa ha bisogno l'Italia, perché il Mezzogiorno non è un'altra nazione rispetto all'Italia, è un pezzo dell'Italia e gli indicatori italiani sono sostanzialmente condizionati da tutti quelli che sono gli indicatori del territorio, quindi non si può dire in Italia c'è la ripresa e al Sud ancora no. Non c'è ancora la ripresa in Italia perché ci sono alcuni territori più deboli. Il primo punto è l'infrastruttura. Sono 20 anni che non si investe al Sud, i Trenitalia, Ferrovie non ha voluto l'alta velocità al Sud perché sostanzialmente ha ragionato semplicemente in una logica di mercato, del mercato che c'era, non di quello potenziale. Non si investe in ricerca e innovazione perché si guarda a quello che si può fare oggi, non a quello che si potrà fare domani. Quindi i mali del Sud sono sostanzialmente i mali dell'Italia. In più però il Sud ha i fondi europei, bisogna spenderli bene, con una governance adeguata. Li abbiamo spesi bene finora solo sulla rete della banda ultralarga. Bisognerà imitare quel modello anche per le altre cose.